Bonjour, in realtà sono tipo le 6:30. Ma bonjour, ragazzi e ragazze. Sto filmando Tomas perché io sono struccata. In realtà sono in totale versione undercover con occhialoni e oggi sto indossando, dopo aver filmato il video haul, finalmente posso indossare tutto: occhiali, cappellino e le mie nuovissime scarpe Valentino. E oggi è la prima volta che sto indossando tutta sta roba. Mi sono portata in treno, siccome vedete che Tomas è molto anti-social, cioè praticamente sta giocando solitario in una maniera imbarazzante perché cerca al cavolo di cane di finire, ma non ce la fa, non ce la fa. Non ce la faccio. E io mi sono portata, appunto, perché immaginavo che mi avrebbe abbandonato, e mi sono portata questo antistress che ho trovato da Tiger e sono pazzeschi questi cosi. Voi conoscete la mia mania per questa roba, però devo dire che si asciugano un po', quando ci giochi, e sono tipo il... avete presente il DAS? Solo che questi sono un pochino più morbidi, però questo ci ho giocato già troppo e sta diventando un po' troppo secco, devo dire la verità. Però li ho pagati tipo 2 euro e ce n'erano 5 o 6 nella scatola, quindi stiamo andando a Milano per Cosmopolitan, perché domani, che è sabato, sabato 13 maggio, sarò alla Cosmo Beauty and Run e farò una specie di speech, tipo un discorso sul palco, e parlerò della mia vita da youtuber. Insomma, Cosmopolitan me l'ha chiesto e quindi lo faccio volentieri per una rivista che amo da sempre e mi ha fatto anche molto piacere l'intervista che mi hanno fatto. Se non l'avete ancora visto, nel Cosmopolitan del mese di maggio c'è una mia intervista, e quindi sì, andiamo a Milano. Sono contenta che Tomas riesca a venire con me, non so se riusciremo a fare anche un giro di shopping, un giro per Milano, lo vedremo domani, perché oggi dovremmo arrivare in stazione venerdì alle 21 e qualcosa, poi andiamo direttamente in hotel. Siamo arrivati in hotel, questa è la situation. È buona circa, stavamo commentando infatti. Diciamo che era tutto il condimento era sul lato destro della mia pizza, però quelli dell'hotel ci hanno dato anche le posate, quindi siamo fortunati. Adesso c'è la pubblicità, ma stiamo guardando un film con Hugh Grant e Sandra Bullock. Questa è la nostra stanza d'hotel. A cosa non rinuncio? A sentirti sempre sicura. Il letto, e non abbiamo nemmeno visto la vista fuori perché ci siamo messi subito a mangiare. Raccontaci, dici. Comunque buona la pizza. È buona? Sì, sì. Hola. Voto? Voto da 1 a 10. 7. 7? Sì. Ah, però sei... non sei tanto... Io non sono abituato alle pizze morbide, dice. Morbide, sì. Invece a me piacciono se sono così morbide. Non è male. Io sono abituato di più alla croccante. A me piace invece. Credo quella romana sia croccante e quella napoletana sia così morbida. A me piace di più così. Non sarà proprio napoletana, ma ce la facciamo bastare. E siamo da Cosmopolitan. Ta-ta-ra. Devo farvi vedere anche il mega Cosmo. No, tranquilla. C'è già stata la Beauty Run. Io ho già fatto lo speech, è andato molto bene, anche se ero emozionata. Sono arrivati anche alcuni miei follower che mi hanno portato anche regalini e letterine. Sì. E salutano Tomas dicendo ciao Pupetto. C'era una ragazza troppo forte, posso farmi una foto con Pupetto? E come sfondo nel cellulare aveva gatto Denver, cioè io vi amo. E adesso facciamo un giro qui perché ci sono un sacco di stand che interessano molto al mio pupetto, tutto trucco e unghie. Quanto ti interessa tanto? Tantissimo. Grazie, patato! Ci sono due piani di stand in realtà. Uno degli sponsor è Elizabeth Arbet. Ciao! Eccola qua, una mia follower. E guardate un po',
Ta-ta-ra-ta-ta-ra. Fa stranissimo vedere il mio nome. Ci stanno portando a fare la lettura delle carte dall'astrologo, vedremo. Magari ci dice che divorziamo tra 2 mesi. No. Una settimana. Prima. Come? Prima ci sposiamo, dopo. Ok. Ce lo fa direttamente in macchina, tra l'altro. Tomas vuole raccontarvi la sua prima esperienza con le bacche di goji, perché ha appena bevuto il suo primo succo con le bacche di goji, che non era ben certo di che cavolo fosse. Raccontaci la tua esperienza. E praticamente mentre rosso, stiamo aspettando di farci fare le carte dal nostro, allora, astrologo, è rosso, di Cosmopolis. È rosso. E praticamente ha anche un po' di mela dentro. Sì. Ma no! Sì, ha succo di mela dentro. Davvero? Sì. Forse le bacche di goji. E ti senti rigenerato, perché tipo hanno tipo delle proprietà pazzesche, che tipo antiossidanti, diventi più giovane. Ti senti più giovane? Quanti anni ti senti? No! No, a me piace, più di tutto piace, no, il succo e la fragola. Mi piace perché Tomas è onesto. Quindi se tu gli fai una domanda e non è così, ti dice chiaramente. Bravo, bravo. Quindi non ti senti più giovane? Ti senti più fresco e rigenerato? Manco questo, sono queste bacche di goji, a cosa servono? Non vogliamo saperlo. A me piace la fragola. Ecco, bene. Succo alla fragola. Benissimo, grazie, grazie per questa intervista e la ringraziamo. Vuole aggiungere ancora qualcosa? Voglio, no, andare da Diesel. Vabbè, sì. Ecco, voleva andare, riprendersi anche il microfono. Cosa ne pensa della mia speech di prima, quando ho parlato? Tomas non voleva nemmeno venire dietro la scrivania con me, ma anch'io, tutto emozionato. Cosa ne pensa? No, perché pensavo che mi farei parlare qualcosa anche a me, invece. Ah, oh, mi scusi, signore, mi scusi. No, praticamente, e quando? Praticamente sì. Sono. Ci dica, allora, ci dica. Questo è il mio microfono, se non l'avete capito. E sei, sì, stata molto brava tu. Ah, grazie, grazie. Sì. Grazie. Quindi ho la sua approvazione. Sì, sì. Grazie, grazie. E quando tutti si sono messi ad applaudire, a dire che ci sposiamo, eccetera. E lì mi sono sentito anch'io preso un po' in causa, così. Ah! Mi piace che Tomas la prende molto seriamente. Praticamente c'ero anch'io a quel punto. E quindi ti sei sentito preso in causa. Bene, bene. Sì, sì. Sei emozionato che adesso ci fanno le carte e sapremo come andrà il nostro matrimonio? Sì, ci fanno l'oroscopo, sì, il signore dell'oroscopo. Sì. ci farà il nostro make-up. Ma come make-up? Grazie, patato, per questa intervista pazzesca. È l'astrologo ufficiale di Cosmopolitan, eccoci! Abbiamo anche scoperto che qualcuno è nato il mio stesso giorno. È vero, sono nati entrambi il 7 maggio. Allora. Che ci sta facendo? Questa è la sinastria, cioè sono i due temi natali. Lui lo spiega meglio di me. I due temi natali, per capire, loro ormai vanno d'accordo, figurarsi se un po' si sposano. Però almeno vediamo anche di capire che cosa li unisce, che cosa li rende così affini uno con l'altro. Vediamo, sì, vediamo subito. Beh, intanto, insomma, uno scorpione e un toro sono i segni opposti, per cui in qualche modo si attraggono, no? È chiaro che tu hai un Sole e un Saturno sull'ascendente, questo ti rende, come è ovvio che sia, particolarmente visibile, particolarmente, come dire, centrata su alcune questioni. Hai anche un Mercurio in prima casa, quindi la comunicazione, beh, insomma. Ci siamo, direi che ci siamo. Allo stesso tempo, secondo me, la cosa che ti aiuta molto sul lavoro è la Luna in Cancro. La Luna in Cancro che porta popolarità, porta generosità dal punto di vista emotivo, dal punto di vista energetico, e quindi questa cosa ti aiuta, come dire, a esprimere una certa passione, anche se questo Marte opposto alla Luna a volte ti mette un po' in conflitto con i tuoi modi di essere, cioè, nel senso, magari a volte ti piace dare, allo stesso tempo a volte ti perdi un po' di vista, hai bisogno di focalizzarti. È vero, molto vero, hai bisogno di ritrovare un equilibrio, hai bisogno di ritrovare delle energie per poter poi comunicare e dare meglio agli altri. Poi la Luna in Cancro, quindi questa cosa vi accumula sicuramente, c'è una certa fertilità emotiva, una ricchezza, diciamo, ecco, emotiva. E poi la cosa che di tutti e due qui noto è questo amore per Saturno, questo Saturno così importante. Evidentemente tutti e due siete molto più legati alle regole, agli schemi, ma anche alla logica di quanto possa sembrare. Cioè dietro questa Luna
cancerina, sognatrice, c'è un profondo senso del dovere, profondo senso delle cose che devono essere, e quindi probabilmente vi trovate, perché nessuno dei due perde di vista, diciamo, troppo quello che è necessario fare, quello che è importante fare, perché sennò assolutamente si perde di vista. Queste sono le due cose principali che vedo. Allora, vedo che il suo sole è sul tuo discendente, e quindi questa cosa, avete l'opposizione del sole, quindi vi rende veramente complementari energeticamente, siete fatti un po' l'uno per l'altro. Ma proprio dal punto di vista energetico stiamo facendo, si può fare il tema natale di qualsiasi cosa che esista, e quindi noi stiamo facendo il tema natale del matrimonio di questi nostri due piccioncini che abbiamo visto essere tanto compatibili. Beh, ragazzi, intanto c'è Saturno sull'ascendente, Giove sul medio cielo, è un matrimonio importante, un matrimonio che fa parlare di sé, che in qualche modo si vede, piace, incuriosisce, un po' di gossip intorno a questa tanto luna di Scorpione, questa cosa, però questo Giove sul medio cielo racconta di un matrimonio, insomma, che si nota. E il Saturno sull'ascendente cosa vuol dire? Vuol dire che sarà un matrimonio che, pur facendo molto rumore, pur essendo visto, eccetera, non perderà mai di vista alcuni schemi, alcune cose da fare, per cui sarà sì, però un matrimonio anche organizzato, un matrimonio che si vede. E poi questa luna sul medio cielo in Scorpione, quindi voglia di sapere qualcosa di più, noi lo faremo. Faremo lo scoop. Qualche pettegolezzo, qualche scoop su questa cosa. Viene comunicato molto bene, congiunzione di Sole e Mercurio, quindi un Mercurio combusto, ma il Sole ama Mercurio essendo in Vergine, quindi un matrimonio della Vergine, no? 26 agosto, dove appunto la comunicazione la sarà importante, quindi si noterà anche per quello. Mi sembra un matrimonio destinato a durare. Con un obiettivo proprio di renderlo qualcosa di importante, che funzioni, quindi sì, sicuramente. Grazie, siamo contenti, crepi, grazie, grazie. Ciao a tutti, ciao. Ci siamo fatti anche le foto al photoboot. Yeah! Guardate Tomas, gli vengono gli occhi chiarissimi. Che carini, che belle. Peccato che non ci hanno dato due copie, ma possiamo averne solo una. Carine. Ti piaceva il capello da cowboy, Patato? Eh sì. Il mio preferito. Eh sì. Siamo in via Monte Napoleone a Milano, siamo passati alla boutique Dior, ovviamente non hanno quello che cercavo, ma mi sono messa in lista d'attesa, e Tomas ha trovato l'auto dei suoi sogni. Questa è l'auto dei sogni di Tomas. E ci lavorerò. Bravo, questo è lo spirito giusto. Che bella però, eh? Deve essere tanto comoda, però così bassa. Chi se ne frega, dici, tanto è una Ferrari. Guardalo, guardalo, guardalo. Non riesce a staccare gli occhi. Cammina e guarda. Bella. L'hanno parcheggiata qui per farsi vedere, credo. Tomas ci sta lasciando un pezzo di cuore. Andiamo, 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 non ce la faccio più. Guarda che qui c'è Prada, non volevi entrare da Prada qua. Tomas fa shopping pazzo oggi, guardalo, guardalo. Siamo arrivati, Patato? Perché stiamo andando da Diesel? Sì, sì, stiamo andando da Diesel. Tomas è impressionato dallo shopping pazzesco che si fa a Milano, si è lasciato prendere la mano da Prada. Ah, niente, l'ho perso, l'abbiamo perso, l'abbiamo perso. Arrivederci. Non è disponibile, Tomas. Sei contento del regalino, Patato Anciolo? Sì, non so cos'è, ma sì. È un power bank. Cos'è un power bank, pupetto? Power Rangers. Un power bank, quello che ricarica il cellulare. Che mito. Guardalo, guardalo. Com'è adesso? Si fa shopping pazzo? La tua ragazza niente e tu fai shopping pazzo? Ti sembra carino? Ti sembra sì, normale? Sì, sì. Come ti, facciamo una mini intervista. Come ti sembra lo shopping a Milano? Costoso. E beh, ti credo, vai da Prada. Lì è uguale ovunque, costoso. Lo comincio io a prendere, devo dire, questa giacca da Prada che è fichissima, proprio bella, bella, bella. E adesso stiamo andando verso la Rinascente. È bello che tutta la gente che ti incontra, nonostante tu abbia la videocamera puntata verso di te, sono convinti che tu stia filmando loro. E mi guardano tipo... E stiamo andando verso la Rinascente perché forse, forse,
c'è una borsa di Gucci che io sto tenendo sott'occhio da un anno. L'avevo vista a Roma e poi non l'ho mai più ritrovata. E adesso sembra che il Rinascente ci sia. Quindi stiamo andando a dare un'occhiata e poi andiamo a farci qualche fotina davanti al Duomo, immagino, visto che è qua. E basta, poi torniamo in stazione e dobbiamo ripartire subito. Tra l'altro fa un caldo bestia. Io mi sto sciogliendo. I am the one. Michael Jackson. Guarda il Duomo, pupetto. Pupetto, Duomo. Dopo andiamo a vederlo. Sì, siamo tornati. Siamo tornati. E tutte i pru-pru e i miagolì e le urla di Gato Never quando torniamo, che lui è disperato. E voi siete stati via così tanto tempo e siete stati via un giorno e mezzo, voglio dire. Non si abbandonano i gatti così per un giorno e mezzo. Gato Stellins. Ah! È stato tremendo, lo so, Gato Denver. Ciao, Gato Stellina, lei non viene mai a salutare. Oggi è venuta, adesso è andata via. Benissimo. Gato Denver! Ciao, Gato Denver! Tutti i follower chiedono di te, Gato Denver. Sì, sì, sì. Sì, sì. Tutti chiedono di te, Gato Denver. Tu sei famoso, Gato Denver! Gato Denver sei famoso! Sì, sì, che bravo! Che bravo, che bravo! Mamma! La lingua tutta tua, tu, Gato Denver! Non so se fare pru-pru, miagolare o leccarmi. Patato, siamo arrivati! Sei contento? Eh sì! Andiamo a vederci un film! Magari sì! Anche se magari sono tutti iniziati! Sono un po' in ritardo, sì! Bravo, 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 bravo. Hai salutato Gato Denver? No. Male, ciao, molto gatto, male. Ciao Gato Denver. E Gata Stellina, hai salutato Gata Stellina? Gata Stellina non ci desidera. Lei vuole annusare e strusciarsi sulle valigie. No, Gata Stellina se ne vuole andare, evidentemente. Gata Stellina? Vieni Gata Stellina? Gata Stellina? E viene Gato Denver, come al solito. Che bravo. Che bravo. Bravo. Ciao gata. Ciao gata. Cagami gata, grazie. Ok. Sì, ti piacciono le mie Valentino, gata? Mi fa piacere. Ok, adesso basta. E di nuovo. E gata. Alla gata piace l'odore dei piedi. È una cosa che... ha da sempre. Oh, Gata Stellina, Gata Stellina! E poi le piace correre così come una pazza. Anche a te? Gato Denver, Gato Denver, Gato Denver! E corrono come dei pazzi. Bene. Andiamo a cambiarci. Siamo pronti, andiamo a nanna. Buonanotte. Ciao, ciao. La conosci. La conosci. Buonanotte. Ciao.